Nina Morić torna a Verissimo ed è visibilmente irriconoscibile, da come l'abbiamo vista l'ultima volta. L'ex modella, ex moglie di Fabrizio Corona, appare infatti più rilassata. Ecco cosa dice: "Ho voluto la solitudine per conoscermi", poi continua: "Ho attraversato la follia ed è stato bello". L'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin ha fatto, è inutile dirvi, il giro dei social e il pubblico ovviamente è felice di vederla più tranquilla e le augurano di ritrovare la serenità. Ma come ben sappiamo, il suo ex marito Fabrizio Corona a Belve da Francesca Fagnani ha sostenuto che Carlos avrà sempre bisogno di qualcuno perché è affetto da una non meglio precisata malattia. Ma secondo la versione di Nina Morić le cose stanno in modo leggermente diverso. Infatti, di suo figlio Carlos lei commenta così: "Carlos non sta con me", dice Nina, "ma è sempre con me, a prescindere da dove si trova. Lui è molto sensibile, ha avuto un crollo come molti ragazzi della sua età". Queste parole ovviamente hanno poco convinto il pubblico a casa. I telespettatori italiani, infatti, non pensano che ci sia una verità in tutto questo perché Corona dice una cosa mentre Nina ne rivela un'altra. Quindi dove sta la verità?